Nel comitato promotore sono una decina, rappresentano cooperative che lavorano nel sociale, nel turismo e nella cultura. Sono giovani e con le idee chiare. Bisogna entrare nelle scuole, nelle università e spiegare che fare impresa è possibile, che non necessariamente fare impresa vuol dire fare grande impresa. L'Italia è un paese di piccole e medie imprese che ha una spina dorsale, diciamo, piuttosto pronunciata in questo settore. Penso che il movimento cooperativo, con i suoi principi di collaborazione, di networking, di innovazione, possa costituire un ambiente favorevole, diciamo, per sviluppare talenti e capacità. Marzano è il portavoce di Generazione Puglia, movimento nato nel mondo cooperativo per rilanciare attraverso i giovani un settore che, pur avendo retto meglio degli altri alla crisi, comincia a soffrire. Anche noi adesso siamo in allerta, in un'allerta generale, però l'aggregazione rende e paga assolutamente. Cosa può servire a non andare in emergenza per il sistema cooperativo? Può servire questo, una politica attenta, un'amministrazione che condivida le scelte, una maggiore, come dire, condivisione anche dei progetti che si mettono su. Guardi, le dico questo, noi stiamo avendo dei risultati eccezionali su un percorso che si chiama Piccoli Sussidi, da fino a 35.000 euro per un gruppo di ragazzi che vogliono costituire una cooperativa. Beh, sta dando dei grandi risultati. All'assemblea della Lega Coop Puglia ha partecipato anche Poletti, presidente nazionale delle alleanze delle cooperative. Dopo aver auspicato una soluzione concreta per lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, Poletti ha lodato l'esperienza pugliese in tema di occupazione giovanile e può diventare, ha detto, uno spunto per il piano nazionale del lavoro.